Ciao, sono Luca e in questo video vediamo 4 errori che devi assolutamente evitare per quanto riguarda l'allenamento delle braccia per aumentare la massa muscolare in palestra e a casa, quindi per il tuo obiettivo di ipertrofia muscolare. Il primo errore consiste nel utilizzare un carico eccessivo, ad esempio nel caso delle spinte al cavo per i tricipiti. In questo scenario andresti a compensare con il peso corporeo un peso eccessivo. Il carico che utilizziamo in ogni singolo esercizio, ovviamente per quanto riguarda tutti i gruppi muscolari, rappresenta sempre primariamente un mezzo e non deve quindi mai essere il fine ultimo. Utilizza quindi un carico adeguato, sempre mantenendo di base un'ottima tecnica di esecuzione per quanto riguarda in questo caso le gambe leggermente piegate, la schiena che mantiene le proprie curve fisiologiche, le scapole addotte e depresse e i gomiti mantenuti vicino al corpo, con un movimento ampio, lento e controllato e enfatizzando entrambe le fasi per i migliori risultati. Utilizzando un carico adeguato potrai sentire al meglio la contrazione e il pompaggio dei tricipiti in questo esercizio, per l'appunto, potendo sicuramente fare un grande salto di qualità in termini di efficacia. Tra l'altro in questo caso avresti anche gomiti troppo larghi, cosa che sicuramente conviene evitare, quindi in tutti gli esercizi per i tricipiti mi raccomando assicurati sempre che i gomiti rimangano sempre vicini al corpo e non siano mai troppo larghi. Il secondo errore è connesso al primo, anche in questo caso andresti a utilizzare un carico eccessivo perdendo tra l'altro anche le curve fisiologiche della schiena, quindi che sia un curl con bilanciere piuttosto che un curl con manubri. In entrambi i casi, utilizzando un carico eccessivo e mantenendo tra l'altro il focus in maniera non corretta sul peso invece che sul pompaggio muscolare, andresti per l'appunto a sbagliare l'esecuzione di base, perdendo le curve fisiologiche della schiena, perdendo quindi in termini di efficacia generale e non solo. Devi quindi sempre stare attento a utilizzare un carico adeguato, che sia curl con bilanciere oppure curl con manubri, ancora una volta rispettando quanto visto in precedenza per quanto riguarda la schiena che mantiene le proprie curve fisiologiche con le scapole addotte e depresse, i gomiti mantenuti vicino al corpo, il core in termini di zona centrale del corpo contratto per stabilizzare al meglio e le gambe leggermente piegate. Quindi andrai a spostare il focus dai carichi utilizzati, che rappresentano sempre primariamente un mezzo, alle sensazioni muscolari come il pompaggio, che ti possono sempre aiutare in tempo reale a sentire se quello che stai facendo è efficace per te in quel momento. Il terzo errore consiste nel non enfatizzare la supinazione nel caso del curl con manubri, vale anche nel caso del curl con elastico o al cavo. Supinazione vuol dire roteare gli avambracci nella fase di contrazione. Devi quindi sempre assicurarti quando esegui il curl con manubri, e ripeto, vale anche nel caso del curl con elastico e nel caso del curl al cavo, ad esempio un Superman curl, devi sempre assicurarti di enfatizzare non soltanto la flessione delle braccia ma anche la supinazione degli avambracci, in questo modo allenando al meglio i bicipiti anche in termini di picco. E infine il quarto errore consiste nell'eseguire l'esercizio, in questo caso vediamo il curl con manubri, senza la minima consapevolezza muscolare di base, quindi senza la minima connessione con il muscolo stesso. Andresti quindi a eseguire il tutto in maniera meccanica, senza sentire i muscoli, senza quindi un buon ascolto di te, di fatto ancora una volta non potendo massimizzare l'efficacia e non potendo sentire in tempo reale se quello che stai facendo rappresenta il meglio per te. Devi quindi sempre stare attento o in generale a utilizzare un carico adeguato, ascoltandoti al meglio, spostando il focus dai carichi alle sensazioni, rispettando quanto visto in precedenza per quanto riguarda le basi per una corretta esecuzione, schiena, scapole e non solo, in questo modo potendo veramente garantirti i migliori risultati in palestra e a casa. Ti rimando agli altri miei video, paradigma autoconsapevolezza, e come sempre se vuoi fare un salto di qualità in termini di forma fisica puoi contattarmi e ti spiegherò come posso aiutarti a distanza con il mio servizio di personal trainer online. Ciao!